l'approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un percorso che è iniziato nel 2019 con delibera di giunta metropolitana, che al netto del periodo della pandemia e del Covid ha visto un percorso partecipato insieme ai rappresentanti degli ordini professionali, insieme ai sindaci, alle associazioni rappresentative dei comuni e delle aree omogenee, per approvare per la prima volta nella città metropolitana il documento di programmazione sulla mobilità sostenibile. Un documento che integra tutte le attività rispetto alle infrastrutture di cui è competente la città metropolitana, che si integra ovviamente anche con la programmazione messa in campo da ANAS e tiene conto naturalmente degli altri punti di snodo centrali della città metropolitana rispetto naturalmente alla mobilità e ai trasporti, quindi le stazioni ferroviarie, l'aeroporto e i porti di Reggio Calabria e di Gioia Tauro. Naturalmente non è un documento autosufficiente, ma è un documento che poi in qualche modo detta la linea anche rispetto alla programmazione sui trasporti, sul trasporto pubblico locale, sull'accessibilità, sulle politiche di mobilità sostenibile e di mobilità dolce che devono mettere in campo gli altri 97 comuni. E poi ovviamente deve dialogare con gli altri livelli di programmazione sulla mobilità, sia quello regionale sia ovviamente quello nazionale.